L'abbraccio di oltre 1000 persone, mercoledì 12 luglio 2023, ha salutato in piazza Santa Croce a Firenze l'attore e regista toscano Francesco Nuti a un mese dalla scomparsa. Nella serata dal titolo Dammi un bacino, organizzata dal Comune di Firenze insieme alla famiglia, agli amici e agli attori più vicini a Francesco e trasmessa in diretta su Sky. A distanza di un mese avevamo preso questo impegno con la famiglia di Francesco Nuti, l'abbiamo mantenuto e credo che abbiamo fatto una cosa giusta e bella, non solo per ricordare questo grandissimo attore, regista che ha portato la toscanità a livello nazionale e internazionale nel cinema, ma anche per mostrare all'Italia intera quanto sia profondo il legame tra Francesco Nuti, la città di Firenze, Prato, tutta la nostra regione. Nuti ha lasciato un segno indelebile con i suoi film, con la sua comicità mai slabbrata, sguagliata, raffinata, ma allo stesso tempo semplice, libera, anticonformista. Francesco Nuti, per sempre nel cuore di Firenze. È questo lo striscione realizzato da alcuni cittadini per ricordare un attore, un regista e uno scrittore, ma soprattutto un antieroe che con la sua fragilità, la sua timidezza, la sua dolcezza e vulnerabilità ha realizzato alcuni film che sono entrati per sempre nella storia del cinema italiano. Penso sia stato una persona importante, un simbolo della fiorentinità nel cinema e nei suoi film, traspare e diciamo questa caratteristica che comunque ci rappresenta un po' tutti, perché le sue battute ancora oggi le recitiamo a memoria, certi passaggi dei film si tramandano anche a volte di padre in figlio, per cui credo che sia appropriato il testo di sostituzione. Tra gli amici venuti a Firenze per salutarlo, anche Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, compagni di vita, oltre che al cinema, in tantissimi film, come Willy Signori e Vengo da lontano, Io Chiara e l'Oscuro, Madonna che silenzio c'è stasera, Donne con le gonne, fino a Caruso Pascoschi, girato a Firenze nel 1988, con alcune scene proprio in piazza Santa Croce. Cosa ci lascia Francesco? Ma sai, io ho difficoltà ormai a parlare di Francesco, perché io pensavo fosse immortale, almeno fatto questo cazzo di pensiero, perché non sarebbe mai morto, anche perché è stato malato così tanti anni che pensavo che fosse immortale. A me andava bene anche così, anche malato, io me lo sarei tenuto a casa per tanti altri anni, invece no, invece succede che la gente muore e poi non la puoi più vedere, e che ti lascia? Ti lascia un buco nello stomaco enorme, un vuoto nella vita. Quando ti svegli la mattina non posso più andare a trovarlo. Del suo successo. Sarà stato egoismo, ma a tutti quelli che mi dicevano che era meglio se moriva perché finiva di soffrire, ho capito che poi è morto lui, ha finito di soffrire lui, ma ho iniziato io, perché non pensavo che mi facesse così male la sua morte. Però lo possiamo dire, vi siete divertiti tantissimo, quegli anni non ve li toglierà nessuno. Oh no, quelli no. È chiaro che abbiamo vissuto nella stessa casa per 10 anni, siamo stati sempre insieme. Sapevo tutto di lui, anche che quando aveva la febbre, per misurarsela, invece del termometro, stringeva i pugnetti. Se gli facevano male i pugnetti, vuol dire che aveva la febbre. In un'intervista lei ha parlato di questo sorriso che veramente scioglieva i ghiacci. Era la fossetta di Francesco era impagabile, non c'era donna che non cadesse ai suoi, perché aveva quell'aria ironica, un po', no? Un po' maledetta, e piaceva molto, insomma, e stare dietro era difficile, insomma. E vabbè, insomma, siamo qua per ricordarlo, perché mi sembra il minimo proprio. Anche la Fiorentina ha voluto ricordare uno dei suoi tifosi più grandi e appassionati. A salutarlo il portiere Sebastian Frey. Stasera sono stato incaricato dalle vecchie glorie della Fiorentina per rappresentare tutto il passato glorioso viola, per mandare un caro saluto, un caro abbraccio innanzitutto alla famiglia di Francesco.
e per ricordare il grande personaggio che è stato, ma non solo a Firenze, anche a livello internazionale, e ovviamente il grande tifoso della Fiorentina che è stato, quindi ovviamente non potevo mancare. Quando me l'hanno chiesto ho detto assolutamente sì, perché quando un personaggio, una persona merita la presenza di qualcuno di noi, mi sono spostato e sono molto contento di essere qua per ricordare il grande attore e grande uomo che è stato Francesco Nuti. Ciao Francesco, Firenze non ti dimentica.